Da Casa Benelli di Pesaro, la nuovissima TRK502, la Tourer Italo-Cinese. Al suo debutto la sua linea ha fatto molto discutere il popolo del web. Le trasomiglianze con il multistrada e dei GSM2 si sono sprecati giga e giga di dati. Ma se l'intento di Benelli era quello di far parlare di sé, dopo un passato un po' movimentato, in un segmento molto ambito, quello Tourer, senza far tanta pubblicità, ma utilizzando il tam-tam dei social network, beh, c'è riuscita. Riuscita, come i dettagli di questa moto, partendo dalle luci di posizione e le frecce a LED. Il contachilometri, analogico per quanto riguarda i giri motore, digitale per quanto riguarda la strumentazione, velocità, contachilometri, parziali, totali, temperatura acqua, orologio, livello carburante e marce. Ed il classico telaio in tralicci di tubi in acciaio che contraddistingue la storia della Benelli sorregge un peso a secco di 213 kg ed è spinto da un bicilindrico in linea a 4 valvole che eroga 47 cavalli e mezzo a 8500 giri. Nel pacchetto base troviamo sparamani, un grande cupolino, i deflettori laterali per l'aria, una presa USB e i telaietti portavalige della Jeep. Il tutto a 5.999 euro franco concessionario. La prima impressione che si ha saliti sulla TRK502 Benelli è che è comoda. La sella è molto morbida e le linee della moto incassano bene il pilota. Protetto dal grande deflettore anteriore di serie, l'aria non dà per niente fastidio. Mentre il manubrio, con le estremità leggermente rivolte verso il pilota, agevola la guida della moto sia nelle traiettorie più difficili, come in questo caso l'inversione di marcia, oppure nel traffico. Il piccolo motore, beh certo, non permette di impennare i 213 kg a secco di questa moto, però spinge bene, sia ai bassi che soprattutto agli alti. Superati i 4000 giri, ecco qui, lui va. Non ha paura di prenderlo, ha un po' di vibrazioni sopra i 6000, ma sono accettabili, ci sono moto bicilindriche che creano più problemi di esse. Il cambio è a 6 rapporti. L'ultima marcia è più una marcia da riposo che da tiro. Gli ammortizzatori raccolgono bene l'asperità del terreno. Dietro monta un precarico regolabile, quindi si può viaggiare anche in due senza problemi. Tra gli optional che non ho elencato prima troviamo l'ABS con una pinza a singolo pistoncino. Ecco qua, funziona molto bene. Sto ripartendo di sesta, la moto prende. Sì, sono molto soddisfatto di questo 500cc. Per quanto riguarda le gomme, avanti monta un pneumatico da 17 120 70, posteriore 160 60, entrambi da 17 pollici. Ha anche un optional, un 150 70 per il posteriore, e come optional l'anteriore monta un 19 pollici 110 80. Quindi volendo con questa moto si può azzardare anche un po' di off, ma una pecca che ho notato è che non ha un coprimotore e avanti abbiamo tubi dell'acqua e filtro dell'olio a vista, quindi non è una buona cosa per quanto riguarda l'off-road. Per concludere il test drive, parere personale, è una moto che consiglierei a chiunque. A chiunque si avvicina alle moto da uno scooter o sta prendendo una patente. Per chi ha già una moto di maggiore cilindrata, sicuramente questa Benelli, come ha fatto a me, pecca un po' di motore. È buono, ma non è così grintoso. Per tutto il resto posso dire che per la cifra 5.999 euro franco concessionario è un'ottima, ottimissima moto. Da Samuel di Poca Aderenza è tutto, un saluto agli amici di Marche One Off e a tutti voi motoviaggiatori. Ciao! È un giocattolo! È uno spettacolo!